Questo nuovo episodio della Vanilla inizia con me che vi faccio vedere che nello scorso episodio fantasma, proprio come ieri, mentre registravo, no, tutto quanto le cose del vicino, ho trovato i diamanti. Mentre in un episodio fantasma, che voi non vedrete mai perché quell'episodio l'ho registrato male, non si vedeva niente. Però, ora vi faccio vedere anche che ho preso tutto questo legno nello scorso episodio. E avevo iniziato anche, se vedete qua fuori, avevo iniziato anche a fare questa cosa qua. Perché nello scorso episodio vero, quello là, il primo episodio di questa vanilla, qualcuno di voi mi ha scritto che volete vedere una casa sopra l'albero. E io ho detto, ma ci sta un sacco come idea. Infatti se volete, scrivetemi dei consigli che così io li porto volentieri, assolutamente. Cioè nel senso, se li ritengo buoni e validi, direi che dopo ci stanno e li porto. Così magari vedrete, non lo so, una vostra idea, un vostro consiglio nel mio mondo, Sarebbe bello. Ah, e un'altra cosa molto importante, oltre ad iscrivervi al canale, che vabbè, quello è molto importante. L'avete fatto, vero? L'avete fatto? Iscrivetevi al canale, brutti zizzozzoni! Iscrivetevi immediatamente, vabbè, scherzo. Vabbè, insomma, iscrivetevi comunque. Sono aperti i provini, ok? Per poter aiutare Dunis, ok, a fare i suoi progetti, per esempio a costruire le mappe, oppure magari in un prossimo futuro, se diventeremo amici, ok, potremmo registrare insieme dei video. Chi lo sa, però insomma dovete avere almeno 15 anni per provare questi provini, appunto, per provare a vedere se questi provini, non lo so, insomma, comunque almeno 15 anni, quindi o 15 anni o più, ok? Quindi per chi vuole aiutarmi, diciamo, a fare le mappe, eccetera, poi magari parliamo insieme, giochiamo anche insieme quando ho tempo, eccetera, però dovete avere almeno 15 anni, quindi se avete almeno 15 anni o più, venite su... diciamo sul mio Discord qua sotto in descrizione. Avete presente che sotto il video c'è la descrizione? Ecco, là c'è scritto il mio Discord, il mio server Discord. Là potete venire e dire, io ho 15 anni, vorrei provare questo provino, vorrei provare a fare questo provino. E io vi dico, oh, va bene, proviamo a fare questo provino. Molto bello. Invece per gli altri comunque possono venire tutti sul server Discord, Però solo chi ha 15 anni o più può fare questo provino. Scrivetemi se non avete capito nei commenti, Ora ripianto tutte queste cose, tutti questi semini belli. Perfetto, ho riempito tutto questo campo di grano bellissimo. Stiamo finalmente iniziando ad avere tanto grano. Questo grano ci può essere utile per il pane. Il pane è buonissimo, e anche per prendere i cavalli, per esempio. Oppure le mucche, mi pare che anche le mucche si prendono con il grano, vero? Non vorrei dire cavolate, ma mi pare di sì. Poi non so. Guardate quanto cibo abbiamo, se riesco a parlare magari, Dunis, tu che dici? Magari devi imparare a parlare, a fare una frase normale, compiuta, no? A parlare bene. In questo episodio cosa faremo? Inizieremo l'esplorazione qua in giro. Perché io, nello scorso episodio, nel primo episodio, non ho esplorato niente. Per esempio là, cos'è che c'è? Allora, prima di tutto salviamoci le coordinate. Ok, perfetto. Adesso iniziamo a viaggiare nell'oceano profondo per raggiungere le altre terre. Però stavo pensando tipo di collegare questa parte di isola con la nostra parte di isola. Poi là in lontananza sto vedendo qualcosa che non so che cosa sia, mi sto preoccupando. Non è che è entrato info pure in questo mondo, no, per favore, basta, Allora, praticamente tutta questa storia qua del ponte, no? Io devo fare un ponte che appunto colleghi queste due isole, cioè queste due parti, non so, di mappa, perché poi non so se sono isole oppure, diciamo, altre cose, non ne ho idea, non ne ho la più pallida idea. Oh, guardate qua, un sacco di carbone. Oh, perfetto, una buried treasure map. Perfetto, questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire, allora, a parte che la rotten flash non mi serve, vuol dire che qua praticamente ci dovrebbe essere il tesoro. Adesso andremo a cercare il tesoro, ok? Oltre che a visitare la mappa, cercheremo anche il tesoro della barca scomparsa. Allora, in teoria è da questa parte, ok? Non dovrebbe essere lontano. Ok, perfetto, ci stiamo avvicinando, molto bene, molto bene. Allora, in teoria dovrebbe essere dall'altra parte di questo... di questa cosa qua che non mi ricordo minimamente come si chiama, mi spiace, la geografia io l'avevo studiata, ma ora non mi ricordo più. Vabbè, un golfo praticamente questo, no? Giusto, è un golfo. Ok, praticamente qua. Ok, perfetto. Allora, qua posso iniziare a scavare, giustamente, ma io sinceramente scavando
Non penso di trovare qualcosa. Vabbè, ovviamente la mappa del tesoro non mi ha portato da nessun tesoro come sempre, no? Cioè, ovviamente. Come capita praticamente sempre, la mappa non mi porta dal tesoro. O comunque non l'ho trovato io scavando, non so. Cioè, ho praticamente scavato un sacco, credetemi, ma non ho trovato niente. Vabbè, comunque. Allora, adesso però, non so, qua intorno magari ci sono dei villaggi. Guardate che ci servirebbero dei villaggi, cioè sarebbero utilissimi. Cioè, immaginatevi se troviamo il cartographer, per esempio. Il cartographer poi è utilissimo per trovare altre cose. Tipo la magione. La magione è la prima cosa che dobbiamo trovare. Assolutamente, ma poi qua vedete c'è pure una pianura. Ok, perfetto. Siamo ritornati qua. Mamma mia, che bello, che bello. Allora, quest'isola è molto bella in realtà. Cioè, devo dire che, porca miseria, fa la sua sporca figura, veramente. Poi quando costruiremo le cose veramente stratosferiche, beh, allora sarà ancora meglio. 300.000 volte meglio. Mamma mia, proprio robe stratosfericamente bellissime. Porca miseria, non vedo l'ora di costruire. Mi è partito tutto lo schizzo, lo schizzo della costruzione. Mamma mia, pensate voi, cioè, sembro un deficiente in questo momento, no? Invece da questa parte cos'è che c'è? Fatemi vedere, perché è molto interessante, devo dire. Cioè, è molto bello scoprire le cose che ci sono qua, da queste parti. Ma io sinceramente non è che vedo molto, Visto che useremo ancora questo molo, diciamo, cioè questa parte, diciamo, di isoletta, no? Di spiaggia, eccetera. Costruiamo un piccolissimo molo dove metteremo, diciamo, le barche. Vabbè, non dovrà essere grande, per esempio, una cosa di questo tipo. Ecco, però magari qua togliamo altra sabbia perché non la vogliamo in mezzo alle scatole, no? Cioè, nel senso, la sabbia è bellissima, soprattutto quando andate al mare. Ma voi quando andate al mare non vedete, non prendete in mano la sabbia, è bellissima. Cioè, mamma mia, soprattutto sentire tutto quello squishy, squisho, squisho di sabbia, bellissimo. Allora, poi fra l'altro sarebbe anche bello portare degli squishy squishy su TikTok o su YouTube, non lo so, vediamo comunque. Sarebbe molto bello, secondo me. Fatemi sapere se li volete vedere, gli squishy 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 squishy. Vabbè, allora, mettiamo tipo il legno qua, molto bello, dove metteremo tipo anche le barche, no? Ci sta un sacco. Poi praticamente, sì, ovviamente non è un granché, cioè nel senso una piccolissima costruzione, però dove possiamo parcheggiare le barche, perché voi sapete che le barche si possono parcheggiare anche qua sull'asciutto. Per esempio adesso prendiamo la barca e appena la metteremo, vedete, si può, vabbè, ma piove pure, sta pure. Allora andiamo a dormire. Ok, ho completato una piccola casetta proprio qua, vedete. E praticamente ora qua c'è la barchetta. Guardate che chiutezza. E adesso posso, per esempio, fare questa cosa. Andare qua e fare: oh, che bello, vado. Poi dopo cos'è che faccio? Oh, che bello, ritorno. Ma ovviamente la dovete parcheggiare meglio, perché sennò poi dopo, capite, è troppo troppo, cioè troppo brutto dopo. Oh, però molto meglio, molto meglio. Abbiamo fatto un piccolo molo per questa bellissima isola. Sì, però ho completamente sbagliato qua. Cioè, nel senso, non l'ho nemmeno completato. Cioè, che razza di ingenuo stupidezzolo sono? Cioè, non è possibile. Cioè, ma dai. Ma per favore, Dunis, ma stai attento un pochino, o no? Scherzo, ovviamente. Allora, vi ricordo, venite se volete aiutarmi, se volete partecipare con me ai progetti, di Dunis. Venite sul server Discord, così ne parliamo. E dopo questo breve video della vanilla, direi che ci vediamo al prossimo episodio. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like anche se non si chiede dal 37 miliardi avanti Cristo. E poi cos'altro? Scrivete chiavi nei commenti, così vi do il cuoricino. Se siete arrivate fino a questo punto del video. E ci vediamo al prossimo video, con lo schiocco magico di Dunis. Finisce qua. Ciao!